Ai primi di febbraio è partito il piano antibuche di Roma. Disposto dal Campidoglio in accordo con i municipi, il programma di manutenzione stilato dall'amministrazione Marino prevedeva di intervenire sul 5% delle arterie della grande viabilità entro marzo, investendo 6 milioni di euro per risanare 250.000 metri quadrati di strade. Questa è la mappa degli interventi distribuiti in varie zone della capitale. Non faremo la spennellata di catrame, aveva dichiarato Marino, ma ripareremo veramente le strade. Noi del Codacons siamo andati a verificarlo. Questa è la situazione a Piazzale Clodio, angolo via della Giuliana, da dove è partito il piano buco. Questi invece i lavori eseguiti al Gianicolo, di fronte all'ospedale Bambin Gesù. Come vedete, ci si è limitati a tappare le buche più profonde. Viale Tiziano e Lungotevere Flaminio, poi si presentano così. E poi ancora in zona Nomentano. Ecco il risultato dei lavori vicino a Piazza Sempione, in via Arturo Graf e infine a Ponte delle Valli. La promessa del comune è quella di intervenire sul 15% delle strade romane entro l'estate. Lo speriamo vivamente perché, come abbiamo denunciato, la situazione è ormai insostenibile e i romani non hanno bisogno di altre promesse non mantenute.